disputa coi Templari. Con un po' di fortuna, essi mi condurranno dritto alla dirigenza del loro ordine. Frattanto, la veneziana Sofia Sartor continua ad aiutarmi nella ricerca delle chiavi di Masyaf. È una donna coscienziosa, piena d'energia e di passione, e godo immensamente della sua compagnia. Ma non oso rivelarle il motivo della mia presenza qui, né la mia vera vocazione. Chi non si accosta volontariamente alla nostra causa non dovrebbe essere costretto a lottare per essa. Guardate questo tappeto, qualità incredibile. I vostri piedi vi ameranno più di vostra moglie. Non sono sposato. Ah, buon per voi, venite, toccate. Gli affari vanno bene. Non ho venduto niente. I giannizzeri mi hanno confiscato quasi tutti i tappeti, perché erano importati. Conosci Tariq Barleti, il loro capitano? È qui, da qualche parte. Un tipo arrogante, ma... mi insultate, signore. Non posso cederlo per meno di 200 monete. È l'ultima offerta. Quando lo troverò, gli chiederò dei tappeti. Mi volete rovinare, forestiero? Troviamo un accordo. A 180? 180 monete? E l'affare è fatto. Eccolo lì. Tornare in una città operosa e in mani più forti. Guarda, sembra che tutti vogliano dei disegni. Disegni dell'Aia Sofia, disegni della moschea del sultano di... Di Maometto, inizio a pensare che questo bazar sia la migliore. Se qui non avete nulla da fare, andate altrove. Fate largo! Da quando abbiamo riaperto la locanda, non abbiamo avuto un momento di pace. Magari fossimo stati così occupati Devo recarmi al porto per affari.
Si tratta di un incontro importante. Assicuratevi che nessuno mi segua. Fermatevi, vecchio. Ho delle domande da farvi. Quell'uomo? Ora sei nostro! Siamo con voi! Molto lentamente. Lo vedo. Lì. Ottima mossa, ma non con quest'abito. Salute a voi, grandi protettori! Belarius, è piuttosto pericoloso. Scendi! Adesso! Perché mi è tanto familiare?
Quali nuove? Manuele ha accettato di incontrarti, Tarik. T'aspetta alla porta dell'arsenale. Vecchia volpe che non è altro. Vieni. Deve esserci una spiegazione valida. Davvero interessante.